Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con lo sport perché sono stati notificati questa mattina al Teramo Calcio i deferimenti per la partita con il Savona del 2 maggio scorso. Sono per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva della società. Nulla di nuovo dunque, il processo in programma mercoledì 12 agosto a Roma. Vediamo il servizio in merito di Andrea Costantini. Sono stati notificati al Teramo questa mattina i deferimenti per l'inchiesta sulla presunta combine della gara di Savona dello scorso 2 maggio. Come nelle previsioni, il procuratore federale Stefano Palazzi cita davanti alla disciplinare il Teramo per le responsabilità diretta e oggettiva, riferibili rispettivamente al presidente Luciano Campitelli e al direttore sportivo, al momento sospeso, Marcello Di Giuseppe. Ad entrambi viene contestato l'illecito sportivo. I prossimi giorni saranno ancora più utili alle difese per studiare in maniera più compiuta gli atti sui quali poggia l'impianto accusatorio della Procura federale. Il processo si celebrerà mercoledì 12 agosto all'NH Hotel di Roma. In quella sede accusa e difesa si sfideranno davanti all'organismo giudicante di primo grado. La sentenza arriverà verosimilmente prima di Ferragosto, entro il 14, e da lì a 10 giorni ci sarà la sentenza di secondo grado, in caso venga appellato il primo verdetto. Non ci sono dunque novità sostanziali rispetto a quanto era nelle previsioni. Il fatto in qualche modo nuovo è che ieri la Procura federale ha ascoltato per la terza volta nel giro di 20 giorni l'ex tecnico di Savona e Barletta Ninni Corda, che sembra essere stato individuato dagli uomini di Palazzi come il grimaldello per far saltare i piani della difesa. Corda però avrebbe confermato, usiamo il condizionale, quanto già dichiarato nelle precedenti audizioni, cioè che non conosce affatto e di conseguenza non ha mai visto né avuto a che fare col presidente Luciano Campitelli e di non essere mai stato in vita sua a Teramo. Nelle prossime ore qualche dettaglio in più si conoscerà, non appena la Federcalcio diramerà il comunicato ufficiale dei deferimenti. E noi ci spostiamo a Pescara perché si delinea il quadro dell'inchiesta relativa alla City, l'immobile che avrebbe dovuto ospitare gli uffici della regione nei pressi dell'aeroporto. Sono 14 gli avvisi di garanzia per una denuncia nata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. 14 avvisi di garanzia e primi nomi che escono nell'inchiesta relativa alla City, sede deputata ad ospitare gli uffici della regione. Il primo ad opporsi a questa iniziativa era stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, fondando le sue perplessità sulla spesa da sostenere per le casse pubbliche, 42 milioni di euro. Noi non siamo contro nessuno, ma riteniamo che la regione non debba acquistare quel complesso, prenderlo in locazione, perché c'è una norma nazionale sulla spending review che impone di razionalizzare gli spazi in eccesso. Noi da uno studio che abbiamo fatto abbiamo constatato che la regione ha diversi spazi in eccesso e quindi quel 1.100.000 euro che paga oggi d'affitto ogni anno, secondo noi si potrebbe abbattere a 200.000 euro razionalizzando gli spazi, mentre con la presa in locazione della City dovremmo pagare circa 1.800.000 euro l'anno e in più eventualmente dopo i 3 anni optare per l'acquisto, e l'acquisto ci costerebbe, compreso IVA, circa 42 milioni di euro. Allora noi diciamo, se possiamo risparmiare i soldi e pagare solo 200.000 euro, qui non si giustifica questa operazione. L'inchiesta ora delinea un quadro più complesso. Se per Pettinari il punto ruotava intorno alla spesa da affrontare, secondo i PM Mirvana Di Serio e Annarita Mantini, il focus si sposta sul cambio di destinazione d'uso, da privato a pubblico, in un'area considerata sensibile poiché adiacente all'aeroporto e che da iniziale centro direzionale con parcheggio veniva trasformata in sede di uffici pubblici con un carico antropico molto superiore. 14 avvisi di garanzia che hanno raggiunto imprenditori, politici e dirigenti. L'inchiesta è all'inizio, sono stati inviati solo degli avvisi di garanzia, che sono degli atti dovuti, ma noi riteniamo che vada fatta chiarezza e che si blocchi questa operazione, molto semplicemente, comunque vada l'inchiesta, a noi ci interessa il risolvere i problemi dei cittadini abruzzesi e pescaresi. Ancora cronaca giudiziaria, andiamo però all'Aquila. Lavoravano in un cantiere senza alcuna tutela e vivendo ammassati in 10 in un appartamento. Si sta delineando così il quadro torbido dello sfruttamento della manodopera che ha portato ieri all'arresto di 6 persone. Vediamo il servizio.
50 euro al giorno al lavoratore per 13 ore nei cantieri, senza alcun diritto, niente malattia o infortunio e condizioni di vita disumane, ammassati fino a 10 persone in un appartamento. Iniziano così ad emergere nuovi particolari sull'operazione social dumping, pulizia sociale, che ha portato ieri all'arresto di 6 persone per sfruttamento della manodopera proveniente dall'est Europa nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila. L'inchiesta transnazionale coordinata dalla Procura distrettuale presso il Tribunale dell'Aquila con il procuratore capo Fausto Cardella e i PM Antonietta Picardi e Simonetta Ceccarelli ha preso il via da un esposto della CGIL e rientra così nel piano generale di tutela della legalità e della ricostruzione post-sisma. I cantieri coinvolti nell'operazione sono molti, ma gli agenti si sono focalizzati soprattutto su un cantiere del valore di 15 milioni di euro tra Via Verdi e Corso Vittorio Emanuele all'Aquila. Un risultato importante anche perché è la prima volta che è stato contestato agli arrestati un'organizzazione con soggetti residenti in Abruzzo e in Romania anche il reato di autoriciclaggio, recentemente introdotto dal nostro ordinamento penale, oltre allo sfruttamento dei lavoratori e l'intermediazione illecita. Ricordiamo che le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere sono Antonio Del Rico, detto Tonino, di 59 anni, residente a Tortoreto, Nicolae Otescu, detto Nico, di 46 anni, cittadino romeno residente a Lugoi, Francesco Salvatore, di 56 anni, di Pettorano sul Gizio, residente a Sulmona, Panfilo Di Meo, 52enne, di Sulmona, Giancarlo Di Bartolomeo, di 49 anni, di Teramo e Massimo Di Donato, 63enne, anche lui di Teramo. Ancora cronaca, i militari della tenenza della Guardia di Finanza di Ortona nel corso di un'operazione di polizia per il contrasto al traffico di stupefacenti hanno sottoposto a controllo la notte scorsa un'autovettura condotta da un soggetto di nazionalità albanese con a bordo un suo connazionale. Il controllo effettuato con l'ausilio dell'unità cinofila ha permesso il rinvenimento ed il successivo sequestro di 21 grammi di eroina del tipo brown sugar destinata, secondo le Fiamme Gialle, ad approvvigionare il mercato della Costa Teatina. I due albanesi sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E parliamo ora di politica. Dopo i numerosi casi di malori registrati dopo il bagno in mare a Pescara, ora il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento del governatore della regione D'Alfonso per effettuare analisi circa l'inquinamento delle acque del litorale pescarese. Acque sporche e casi di gastroenterite, in alcuni invece la comparsa di strane macchie rosse. Il caso della balneabilità a Pescara preoccupa cittadini e turisti e ad intervenire ora c'è il Movimento 5 Stelle. Soprattutto sui bambini, perché chiaramente sono i soggetti più deboli, anche se poi anche gli adulti hanno avuto alcuni problemi. Il Movimento 5 Stelle interviene a tutti i livelli, quindi sia sul comune di Pescara che in regione che a livello parlamentare, con una serie di azioni che sono soprattutto di indagine, per così dire. Quindi abbiamo chiesto in regione, per esempio abbiamo già depositato un'interpellanza per chiarire quali controlli, se sono stati fatti i monitoraggi che il decreto legislativo 116 del 2008 impone alla regione. La regione ha certamente un ruolo fondamentale nella tutela del mare e delle acque e noi chiediamo, insomma, che il presidente D'Alfonso mantenga le promesse che ha fatto in campagna elettorale e faccia il miracolo della riconciliazione delle acque dolci dei fiumi con le acque salate dei mari. Chiedere analisi per conoscere la reale situazione della balneabilità per evitare danni al comparto turistico, all'immagine della città e soprattutto per la salute dei cittadini. Esattamente, noi chiediamo infatti sia ai bagnanti che ai balneatori di unirsi a noi in questa battaglia per la tutela del mare, per la tutela della salute dei cittadini e anche per la tutela dell'economia turistica, che ci sembra abbia avuto una battuta d'arresto, probabilmente anche a causa della scarsa qualità dei nostri mari. Siamo in estate, non solo mare, anche incendi in questo periodo nella nostra regione. 20 ettari di bosco in fumo nell'incendio divampato tra Santi e San Marco di Preturo nei pressi dell'Aquila. Due Canadair hanno lavorato duramente assieme ai vigili del fuoco e al Corpo Forestale dello Stato per domare le fiamme. Si sospetta l'origine dolosa, anche per degli inneschi legnosi che sarebbero stati individuati ai bordi della strada, per l'incendio divampato tra San Marco di Preturo e Santi.
È servito l'intervento dal cielo di due Canadair e circa 40 lanci d'acqua per domare le fiamme insieme agli uomini da terra. Il fronte di circa 20 ettari è ancora sotto osservazione dopo lo spegnimento. Le lingue di fuoco, divampate probabilmente appunto per cause dolose, hanno mangiato circa 20 ettari di bosco e interessata una pineta marginalmente. C'è stata tanta paura tra gli abitanti della zona quando si è innescato l'incendio. Nell'aria calda del pomeriggio le fiamme sono state indirizzate dal vento verso la sommità della montagna, fino ad ergersi alte tra la densa coltre di fumo che ricopriva la cima. Le operazioni sono state rese difficili anche dalle linee elettriche, di cui non si riusciva a trovare il gestore per il distacco della corrente, una procedura necessaria per il lancio dell'acqua dal Canadair. Il coordinamento del Corpo Forestale dello Stato ha consentito comunque di ottimizzare tutti gli uomini e mezzi intervenuti, compresi i volontari. A domare l'incendio da terra sono intervenute infatti due autobotti del Corpo Forestale dello Stato con l'impegno di 9 persone, coadiuvate da 5 vigili del fuoco e da 10 uomini di protezione civile. Sul fronte sono arrivati anche 5 blitz, piccole autobotti con pompe rapide, 3 della forestale e 2 della protezione civile. A domare le fiamme c'erano anche i volontari della Gran Sasso Soccorso con il loro mezzo antincendio. Dall'alto i ripetuti lanci dei Canadair nelle ore del fuoco, a distanza di circa 10 minuti uno dall'altro, hanno scongiurato il peggio. Gli aerei si sono alternati dei lanci, rifornendosi dai 5.000 ai 7.000 litri d'acqua nel lago di Campotosto. Incendi favoriti anche dalle alte temperature di queste ultime ore, anzi di queste ultime settimane, il caso di dire. Dopo tanto caldo arriva una tregua con un weekend all'insegna dell'instabilità, soprattutto con un leggero calo delle temperature. Piogge in arrivo per i prossimi 3 giorni, una pausa dal caldo e dal sole che interesserà la nostra regione con episodi temporaleschi. Una situazione complessa da monitorare e in costante aggiornamento. Si tratta di una situazione piuttosto complessa, difficile da prevedere nel dettaglio. Comunque rispetto ai giorni scorsi l'area di alta pressione di matrice nordafricana subirà un parziale cedimento sulle regioni centro-settentrionali e ciò sta favorendo e favorirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, perché sopraggiungono delle correnti umide provenienti dai quadranti occidentali che favoriranno un aumento dell'instabilità. Di conseguenza non si escludono non solo annuvolamenti ma anche dei rovesci e dei temporali, localmente anche di forte intensità. Però stavolta i fenomeni saranno più probabili sul settore centrale e orientale, probabilmente raggiungeranno anche la fascia costiera dove è previsto anche un rinforzo dei venti e dei quadranti settentrionali. La pioggia porterà 2 vantaggi: da un lato si assisterà ad un calo delle temperature e dall'altro alla diminuzione dei tassi di umidità, che negli ultimi giorni avevano raggiunto anche il 77%. Rispetto ai giorni scorsi, almeno 4-6 gradi, soprattutto sulla parte orientale, nelle principali valli del versante orientale. La diminuzione si avvertirà stavolta anche lungo la fascia costiera, dove si abbasseranno i tassi di umidità, però ovviamente dovremo fare i conti comunque con un peggioramento del tempo. E parliamo ora di trasporti, perché questa mattina, dopo 4 anni, è tornato a fermare alla stazione di Giulianova il Frecciabianca. Grande attesa alle 12.33 sul secondo binario della stazione giuliese. Tanti passeggeri e la giusta e motivata soddisfazione del primo cittadino di Giulianova, Francesco Mastromauro. Io direi che è una giornata storica per la provincia di Teramo e per la città capoluogo di Regione L'Aquila, perché non ci dimentichiamo che lo scalo ferroviario ubicato a Giulianova è quello di riferimento di un distretto molto più ampio che è quello della provincia di Teramo e della città capoluogo L'Aquila. Quando 4 anni fa, il 27 di novembre del 2011, Trenitalia decise di sopprimere le fermate del Frecciabianca, lì fu un giorno brutto, nero, e purtroppo, lo devo sottolineare, nella indifferenza del governo regionale dell'epoca. Io mi sono battuto insieme a una squadra che è composta di amministratori, ma non solo, di tanti operatori turistici, per riportare al tavolo del confronto con Trenitalia, che è una società privata, i dati oggettivi. Devo ringraziare il governatore D'Alfonso che in questo mi ha consentito di far valere questi dati, e noi abbiamo dimostrato che lo scalo ferroviario di Giulianova serve un distretto che genera
quasi 3 milioni e mezzo di presenze turistiche l'anno, ha 42.000 posti letto. Lei tenga presente che l'omologa stazione di San Benedetto del Tronto, che fa riferimento al distretto di Ascoli, ha molte presenze turistiche in meno e la metà dei posti letto ne ha circa 20.000. Questi sono i dati oggettivi che fanno del nostro distretto il distretto turisticamente e economicamente più importante del medio adriatico. Se continuiamo a lavorare così ci sarà futuro anche in altre realtà. Il gioco di squadra è fondamentale, purtroppo qualcuno ha remato contro, ma quel qualcuno forse non può fare l'amministratore e ci dovrà pensare su questo elemento. E noi torniamo alla politica con una polemica molto calda, perché il Consiglio Comunale di Atri ieri sera ha decretato per il momento lo stop a via Almirante, ma anche ad una strada, a una piazza, l'ex segretario del Partito Comunista Berlinguer. Il sindaco della cittadina ducale Astolfi è determinato però ad andare avanti per intitolare una via allo storico esponente del Movimento Sociale Italiano. Questa polemica per l'intitolazione di una via, una piazza Giorgio Almirante, prosegue. Ieri c'è stato il Consiglio Comunale, è arrivato lo stop all'intitolazione di una via all'esponente del Movimento Sociale Italiano, ma anche a piazza Berlinguer. No, in realtà mi permetto insomma di precisare, non c'è stato nessun stop, non è che eravamo coscienti e certi che insomma le opposizioni, soprattutto poi il PD, perché è l'unica opposizione, e che alcuni movimenti di sinistra falsamente ideologici si opponessero a questa cosa. Molti, soprattutto quelli del PD, hanno cercato di mettere in parallelo la figura di Berlinguer con la figura di Almirante. Non era nostra intenzione, non tanto per non mettere in discussione due figure politiche della Prima Repubblica, hanno fatto sicuramente la storia di due grandi partiti. Il problema è un altro, che noi, che siamo un'amministrazione di centrodestra, avevamo avuto, come dire, un profilo alto per l'intitolazione della piazza Berlinguer, perché altrimenti la potevano intitolare le precedenti amministrazioni di centrosinistra, che non hanno avuto il coraggio di farlo, evidentemente per frazioni interne. Noi invece, pur essendo di centrodestra, abbiamo ritenuto normale, senza entrare nel merito politico, perché potevamo dire no, perché è comunista, l'intitolazione a Berlinguer. Ci aspettavamo la stessa intelligenza culturale da parte degli esponenti della sinistra. Questo non è stato, e a questo punto ho dovuto necessariamente, ma perché lo hanno fatto loro, mischiare le due cose. La contrapposizione comunismo-fascismo, destra-sinistra, credo che stia purtroppo finendo, anzi credo che sia finito, e Renzi ne è proprio l'esempio lampante, e quindi a questo punto mi sembra strano insomma che l'API, l'SEL o altri partiti, a ragione magari dal loro punto di vista, considerano Berlinguer un santo e Giorgio Almirante invece completamente un diavolo. Su questo io non sono assolutamente d'accordo. Se il profilo è alto sotto l'aspetto politico, sono due statisti, due uomini politici, due segretari di partito. Se invece vogliamo dire che un segretario di partito è bravo mentre l'altro è cattivo, a questo punto lascio alla sinistra il compito di intitolare la piazza Berlinguer e a me il compito di intitolare ad Almirante. E siamo alla pagina degli eventi per la 56esima edizione della tradizionale fiera Campo Imperatore. Quest'anno si sono uniti tra loro anche i comuni dell'area del Gran Sasso. Torna alla rassegna degli ovini, edizione 56, sempre un successo che probabilmente è dovuto ai sacrifici, all'impegno che la Camera di Commercio dell'Aquila ci mette. Che edizione sarà quella di quest'anno? Beh, quella di quest'anno sarà un'edizione un po' particolare. La particolarità sarà il fatto che tutti i comuni dell'area della Baronia hanno aderito all'iniziativa e ognuno di questi comuni ha predisposto delle iniziative proprie fra arte, cultura e prodotti tipici, quindi il corollario che si aspicava è praticamente da quest'anno partito, quindi è una edizione diversa, è un'edizione più partecipata, più larga e che a noi va molto piacere, speriamo che raccolga il successo che merita. Che sintomo è per il territorio questo allargamento, questa adesione alla manifestazione da parte di tutti i sindaci? Ma io credo che i territori stanno in tutta la provincia, stanno maturando l'idea che bisogna trovare momenti di coesione, dello stare insieme e di valorizzare insieme le proprie qualità, i propri prodotti, il proprio essere, la propria storia. Alla 56esima rassegna degli ovini aderisce anche il comune di Navelli per la prima volta. Che segnale è per il territorio? Perché questa scelta?
Beh, intanto perché storicamente Navelli è posta sulla biforcazione del Tratturo, quindi voglio dire, nulla di strano se ci dovessimo rifare alla storia, in quanto proprio sulla piana di Navelli transitavano migliaia di pecore verso Foggia o verso il Campo Imperatore a seconda il periodo in cui avveniva la transumanza. Quindi questo invito rivoltoci dalla Camera di Commercio e comunque anche dal Comune di Castel del Monte ci è sembrato un'occasione di riprendere una tradizione e un percorso che sicuramente porta a sviluppare questo territorio dal punto di vista turistico. E a due passi da Pescara, a Spoltore, tornano le notti della Briganta, una rievocazione storica che registra ogni anno una grande affluenza di pubblico anche da fuori regione. Dal 31 luglio al 2 agosto, canti, spettacoli e cucina tipica. È la quinta edizione, le notti della Briganta, tre giorni dedicati alla storia, alla tradizione, ai canti, ha davvero preso piede come manifestazione, sono state tante le visite anche lo scorso anno, anche da fuori regione. Qual è il segreto? Il segreto è riappropriarsi delle proprie origini e soprattutto far sapere chi siamo e da dove arriviamo, perché fino al 1861 c'era un regno che era unito, che era stato unito per 800 anni e poi è scomparso per una guerra non dichiarata. E come tutte le rievocazioni storiche si cerca di dare un'immagine anche suggestiva di quello che è stata la nostra storia, che noi spesso ignoriamo. E, per quello che riguarda l'abbigliamento del brigante, era lo stesso abbigliamento, diciamo, dell'epoca, coevo, però con alcuni dettagli che lo rendevano più pratico. Quello che li distingueva dagli altri, dai civili, diciamo, erano alcuni segni di guapperia, cioè di spavalderia, cioè dovevano comunicare con il loro abbigliamento, anche incutere timore e anche evitare scontri più cruenti. Comunque in qualche modo, diciamo, indossavano una specie di segnale. I briganti contavano soprattutto sulla loro perfetta conoscenza dei luoghi, evitavano lo scontro diretto e preferivano naturalmente l'imboscata. E noi siamo particolarmente contenti di questa iniziativa che l'amico Troiano, Luciano Troiano, sta portando avanti da ormai 4-5 anni, e gli diamo atto che comunque grazie alla sua iniziativa Spoltore ha valicato i confini non soltanto regionali ma addirittura anche nazionali per certi riscontri che abbiamo avuto, e quindi noi partecipiamo per quanto possiamo con anche il patrocinio e la possibilità di concedere contributi modesti che l'amministrazione ci consente di fare. E dopo aver parlato in apertura del nostro telegiornale del Teramo e dei deferimenti, torniamo al calcio per parlare questa volta però di calcio giocato, del Pescara che ieri ha battuto nella terza amichevole stagionale a Cingoli la Maceratese per 2-1, gara difficile anche per i biancazzurri, con una squadra, quella marchigiana neopromossa in Lega Pro, che ha disputato sicuramente un buon incontro. Per il Pescara vantaggio al nono minuto del primo tempo di Paolucci, poi al 17° c'è stato il pareggio della formazione biancorossa con Faisca sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi nella ripresa al 29° un eurogol di Marco Sansovini ha regalato la vittoria ai biancazzurri, seguiti a Cingoli da oltre 200 tifosi. E tra l'altro questa mattina la squadra biancazzurra ha lasciato il ritiro marchigiano per tornare in città. Questa sera ci sarà la presentazione delle nuove maglie nel corso della notte dello show che si terrà a Pescara. Ma noi torniamo all'amichevole di ieri al Cingoli per vedere com'è andata nel prossimo servizio. Avanti adagio. Il Pescara di Massimo Oddo soffre a tratti ma batte la Maceratese, chiudendo il ritiro di Cingoli con un successo comunque beneaugurante in vista dell'inizio della Coppa Italia. Al comunale Spivak i biancazzurri hanno fatto vedere buone cose, ma anche una condizione fisica che risente dei pesanti carichi di lavoro sostenuti prima a Pizzoferrato e poi in terra marchigiana. La gara di ieri con i biancorossi di Cristian Bucchia ha visto in avvio in campo un Pescara con il 4-3-1-2 con Paolucci trequartista a ridosso della coppia d'attacco La Padula-Caprari. In difesa schierato quello che ad oggi sarebbe il poker titolare, con Ćosić e Zuparic centrali, con Zampano e Rossi ad agire sulle fasce. A centrocampo il furetto Torreira, Mandragora e l'esperto Memusciai. Avvio di gara promettente per il Pescara con la rete del vantaggio che arriva al nono minuto
grazie a Paolucci dopo un'ottima intuizione di Lapadula. La risposta dei marchigiani è immediata. Al 17° su angolo dell'altro ex teramano Buonaiuto, Faisca di testa brucia tutti sul tempo mettendo la gara in parità. Poi solo equilibrio, qualche occasione dall'una e dall'altra parte e la ripresa con il solito pieno di sostituzioni e due squadre tutte nuove sul terreno di gioco. La Maceratese neopromossa in Lega Pro non sfigura, ma poi quasi alla mezz'ora ci pensa il sindaco Marco Sansovini ad inventare uno dei suoi colpi, regalando con un eurogol al Pescara la rete della vittoria. Ora terminato il ritiro di Cingoli, si tornerà in città per prepararsi alla gara di domenica sera con il Sassuolo, potendo contare da lunedì sui due nuovi arrivati, Verre e Crescenzi. Ora all'appello manca una punta, ma con un mese esatto di mercato, la fretta potrebbe essere cattiva consigliera. Con le nostre telecamere ieri siamo scesi negli spogliatoi al 91° di Pescara Maceratese per ascoltare le parole del tecnico del Pescara Massimo Oddo, soddisfatto anche per l'arrivo di altri due giocatori. Ve ne abbiamo parlato ieri nel corso del nostro TG6 delle 19, praticamente ufficiali gli acquisti di Verre e Crescenzi che arriveranno a Pescara lunedì prossimo. Se dovesse essere così, se fosse ufficiale, sono molto contento perché sono giocatori che ho personalmente richiesto, quindi la mezzala che chiedo da tempo, con caratteristiche un po' diverse da quelle che abbiamo, e è un giocatore che è capace di giocare sia a destra che a sinistra, quindi una valida alternativa agli ottimi giocatori che già abbiamo. Sì, vabbè, ma noi abbiamo Mignanelli, abbiamo Zampano, abbiamo il giovane Vitturini e abbiamo Rossi, che sono bravissimi calciatori tutti quanti, quindi si va ad aggiungere un altro giocatore secondo me importante, e d'altronde il campionato è lungo, quindi la concorrenza fa bene e sono contento perché insomma diamo un'alternativa importante a questa squadra. Sono molto soddisfatto della vittoria perché tante volte queste partite si rischiano anche figuracce, perché ovviamente i carichi di lavoro sono tanti. Come hai detto tu, questa mattina abbiamo fatto una sessione di forza molto pesante, insomma si è visto anche abbastanza piantati, però più che altro queste partite servono per incominciare a dare un po' di minutaggio e ovviamente poi incontri squadre che magari ci mettono l'anima in questa partita, incontrando squadre di categoria superiore, giocatori di categoria superiore, quindi ovviamente come la normalità vuole nel calcio d'estate sono partite insidiose e nonostante questo abbiamo vinto. Vincere è sempre bello, si evitano le polemiche e quindi va bene così. Stiamo lavorando molto bene, sono molto contento del gruppo. Queste amichevole ho mischiato tutti, per me non è che conta chi va in campo, ma conta che chi va in campo fa un certo numero di minuti per mettere minutaggio nelle gambe, perché insomma ci avviciniamo alla Coppa Italia dove purtroppo 8 giocatori dovranno restare in campo per 90 minuti, quindi inevitabilmente cerchi prima l'uno e poi l'altro di mettere un po' di minuti nelle gambe. Queste le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo dopo la gara tra Pescara e Maceratese a Cingoli. Noi restiamo in Serie B, parliamo del Teramo, parliamo di Scipioni che due giorni fa ha compiuto 28 anni. È pronto il giocatore biancorosso a disputare la quarta stagione con la maglia del Teramo e a debuttare nel torneo cadetto, traguardo personale impensabile fino a qualche stagione fa. Quella che sta iniziando per Stefano Scipioni è la quarta stagione con la maglia del Teramo, tutte giocate tra i pro, dove ha debuttato proprio coi colori biancorossi. Il difensore teramano parla così dei primi giorni di preparazione. Stiamo lavorando bene, i nuovi stanno assimilando quello che il mister vuole, quindi dai, stiamo facendo bene e quindi giorno dopo giorno cerchiamo di migliorarci. La condizione ancora non è ottimale, però con il prof stiamo lavorando e quindi speriamo di arrivare al primo appuntamento importante, cioè la Coppa, nelle condizioni migliori. Quindi un giudizio sul gruppo che va creandosi e sui nuovi arrivati. No, il gruppo è un buon gruppo perché i nuovi sono veramente, a parte dei,
grandissimi giocatori, secondo me sono anche dei bravi ragazzi, quindi poi giovani, quindi il gruppo ci sta. Piano piano sta a noi, tra virgolette, più vecchi a farli integrare bene. Conoscevo Bartolomei, Rigione, che secondo me sono due giocatori molto molto forti. Poi ho conosciuto Alan e anche D'Agostino, che mi hanno impressionato, ma anche gli altri sono molto molto bravi. 28 anni compiuti due giorni fa e una voglia matta di esordire in Serie B. Prima però c'è l'appuntamento di Team K al Bonolis il prossimo 9 agosto contro la vincente di Cittadella Potenza. Ma secondo me stiamo lavorando bene, quindi poi sai, il mister vuole sempre che giochiamo palla, non la buttiamo mai, che attacchiamo gli spazi e corriamo, quindi dobbiamo cercare di acquistare la migliore condizione possibile, il prima possibile, e quindi penso che per il 9 staremo già a buon punto, secondo me 80-90%. Per il 5-6 settembre? Il 5 settembre dobbiamo stare al 100%, perché come lì... Come lo immagini? Niente, mi immagino, sicuramente sarò molto emozionato, perché giocare in Serie B veramente qualcosa di, per me personalmente, impensabile, vedendo dove stavo anni fa. Però niente, dai, non ci pensiamo e quindi vedremo, dai. E noi torniamo alla vicenda dei deferimenti, perché notizia di qualche istante fa, dopo il Teramo deferito, come dicevamo, per responsabilità diretta oggettiva, da quanto si apprende, come dice l'ANSA in un dispaccio di pochi minuti fa, anche il Savone è stato deferito dalla Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio per responsabilità diretta e oggettiva nella presunta combin di Savona-Teramo del 2 maggio scorso. Deferiti anche l'ex presidente del Savona Aldo Delle Piane per illecito e gli ex consulenti Marco Barghigiani per illecito ed Enrico Cenicola per omessa denuncia e i calciatori Marco Cabeccia. Rinviati a giudizio anche l'ex allenatore della formazione savonese del Barletta Ninni Corda, l'ex direttore sportivo dell'Aquila Ercole Di Nicola per illecito e l'allenatore Fabio Di Lauro, inoltre il dirigente Giuliano Pesce per illecito, il calciatore Davide Matteini sempre per illecito sportivo. Tra le società contestata la responsabilità oggettiva al Luparense San Paolo, al Barletta e all'Aquila Calcio. A proposito dell'Aquila, questo pomeriggio verrà lanciata la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Vediamo il servizio. All'incitazione di Yamonnanzi, andiamo avanti in aquilano, la società L'Aquila Calcio lancia la campagna abbonamenti. Nei giorni convulsi delle inchieste giudiziarie, la società prova a rialzare la testa e si affida all'associazione Yamonnanzi, che ha reso famosa l'aquilanità in tutta Italia, fino al soglio papale. Il motto, come un mantra, apre una stagione di abbonamenti che, eccetto la tribuna centrale, ha scontato tutti i settori. Particolare attenzione è stata data ai disoccupati e alle famiglie, ai quali è dedicato un abbonamento speciale. I vecchi abbonati poi mantengono, se acquistano l'abbonamento in tempi brevi, il diritto di scegliere lo stesso posto della stagione precedente. Ma l'Aquila Calcio è un'eccellenza della nostra città e ci hanno chiesto la possibilità di utilizzare il nostro brand per la campagna abbonamenti 2015-2016 come proprio messaggio di positività, di resistenza, di non rassegnazione, un messaggio di speranza, è quello che caratterizza il nostro gruppo dal 6 aprile 2009. Per noi questo è stato molto gratificante, perché significa che il nostro gruppo sta facendo cose che sono comunque attenzionate e che sono, e quindi hanno un riscontro positivo e che vengono valutate in nella maniera che noi vogliamo siano valutate, ossia appunto in uno stimolo a non fermarsi, andare avanti. È tutto per la prima edizione del TG6, la seconda come sempre questa sera alle 19. Grazie e buona serata.